Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio e bentornati sul mio canale Pro Mondiali, il solito video giornaliero delle 12. Vi chiedo scusa ragazzi, prima di tutto per il video di Brasile e Svizzera, link è qua sopra, che purtroppo ragazzi ho commesso diversi errori in quel video lì e dal senso, cioè, dimenticato di mettere lo screen dello sondaggio, ho dimenticato diverse cose, ho dimenticato anche le quote, non le quote, le ho dimenticate in Tunisia e Inghilterra. Ho chiamato Gabriel Jesus, Juan Jesus, sono errori che poi, rivedendo il video alla fine renderizzato, ti accorgi. Beh ragazzi, oggi cominciamo da Colombia e Giappone. Giocherò con la Colombia che ha vinto il sondaggio e questa volta ve lo metto. E insomma, niente, si gioca alla Moldova Arena domani alle 12. E vi vado a leggere le quote ragazzi, che una volta mi dimentico, una volta mi ricordo. Le quote io credo che parlino, non ho ancora guardate, però credo che parlino pienamente a favore della Colombia. Mi caricasse la pagina. Allora, eccola qui. Quote per puntare sulla Colombia ci dà 1,72 bet 365, è la quota più alta. Il pareggio ce lo butta a 3,80 Unibet, la vittoria del Giappone quotata 6 da bet 365 e Unibet. Andiamo a farci la nostra formazione, se no poi il video diventa troppo noioso. Ospina tra i pali, Fabra, Murillo, non è Murillo dell'Inter mi sa, lì. Però ci mettiamo Sanchez, Zapata e Murillo dell'Inter finalmente, Arias, Cuadrado, senza dubbio, Barrios, però ci metto Sanchez, con Torres, Cardona con, lo sostituisco con l'izquierdo, James Rodriguez insostituibile e Falcao semmai Bacca entrerà a partita in corso ragazzi. Direi che possiamo tranquillamente cominciare. E vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi come al solito ragazzi, come ogni giorno. Sono molto contento di ciò che stanno ricevendo questi pronostici. Tutto partita della finale di Europa League. Anche se comunque già pubblica qualcosa verso ottobre-novembre di Champions League, cose del genere. Con me ovviamente e con Stefano Nava. Benvenuti anche da Patenia, la partita con i fiocchi oggi. Ragazzi, non ce la faccio giocare quel campo lì, c'è un'ombra. Trovate qualche ombre che ci sono. No, ci si può fare, ci si può fare. Tra le 32 partecipanti anche delle new entry alla loro prima esperienza nella rassegna di là. L'Islanda che aveva già destato un'ottima impressione durante gli europei del 2016. Non capisco perché si mette a parlare dell'Islanda. L'impresa di eliminare una potenza come gli Stati Uniti. Loro vabbè, rappresenta un premio più che meritato per quanto hanno saputo fare nelle qualificazioni. Sono attento ragazzi, l'inno della Colombia. Anche se ragazzi, il numero 38 di Murillo stona un po' perché sapete che anche il 37 lì si possono scegliere numeri fino al 23 per le nazionali, soprattutto i mondiali ragazzi, soprattutto insomma le competizioni quelle importanti, mondiali europei, Coppa America eccetera eccetera. Qua il Giappone, la Mortovia Arena fa da teatro al match di oggi. Sono tutti uguali, ma non li conosco nessuno. Tra la fine del 2011 e il 2017, 45.000 spettatori. E capienza che ecco, Nagatomo, perfetto. Anche se non l'ha fatto biondo. L'impianto raccolto, ordinato, realizzato con tutte le tecnologie più moderne. Garantisce una visuale perfetta del campo da ogni punto delle tribune. Ok, ecco i nostri, sempre. Ospina, Arias, Murillo, Sanchez, Fabra, altro Sanchez, Torres, 1-2-3-1,
Cuadrado, Rodriguez, Izquierdo e davanti Falcao. Lo stesso modulo della Juventus e all'occorrenza dell'Inter, come vi ho già detto nel video di Brasile-Svizzera. Giappone, Kawashima, Sakai, Choi, Ueda, Nagatomo, Nagatomo famosissimo, Asebe, Honda, Inui e Kagawa davanti. Kagawa, Honda e Nagatomo, ragazzi. Anzi, Okazaki e Osaka, mi ricordo. Honda, Kagawa e Nagatomo sono i, diciamo, i quelli con cui bisogna fare più attenzione, anche se poi c'è da fare attenzione a tutti. Cominciamo, ragazzi. Colombia-Giappone. Subito il Giappone che parte all'arrembaggio. Calcio d'angolo per il Giappone. Calcio d'angolo per il Nippon. Palla dentro. Esce nulla. Ragazzi, sti qua ci mettono. Non ha fatto con un passaggio. Ha toccato palla. Bello l'intercetto di Fabra. Occhio al suo movimento. Che calcio è il destro! L'ho vista dentro. L'ho vista dentro, ragazzi, vi giuro, l'ho vista dentro, palla del nostro Tezzino. E va Kawashima a rinviare, 13° minuto, ragazzi. Kagawa. Falcao. Colombia che porta. Falcao dentro per James Rodriguez. James Rodriguez! Kawashima risponde al centrocampista del Bayern, ma non è finita. Quadrado dentro. James Rodriguez. Ancora Kawashima, ragazzi. Ma che portiere è? Ma che portiere è? L'arbitro fa cenno di proseguire. C'è qualche dubbio. Dai vedere. Carlos Sanchez. Falcao. Radamel. Falcao. 1-0. Dopo 33 minuti. Quasi. Ragazzi, Kawashima stava prendendo tutto e di più, eh. Stava prendendo tutto e di più quel portiere di mano. Dove è spuntato? Qui, destro. Indiscutibile. Falcao al 33esimo apre le marcature. Rodriguez. Troppo ritardo per Cuadrado, troppo ritardo. Lancia la difesa. Kawashima che sbaglia. Izquierdo. Kawashima rimedia. E angolo per la Colombia, ragazzi. Sapendo tutto sul portiere qua, a parte gli errori di piedi. Il difensore che spazza via. Se la passa, se la va a riprendere Murillo. Falcao. Occhio al tiro. Ragazzi, è impossibile. Risultato di 1-0. Ragazzi, ma io mi chiedo, tiri 8-2, ragazzi, 7 tiri in porta a 0. Risultato 1-0, vabbè. Raga, tra un solo tempo si possa fare qualcosa di più. Occhio all'azione colombiana. Falcao! Kawashima! Basta! Attenzione, Okazaki, palla dentro! Bravo quei pugni! Il portiere. Dai Cuadrado. Crossa verso il centro. Al cross, mamma mia. C'avete i sassi avete in testa. Potrebbe crossare. Bravo Torres. Via il contropiede. Non è fuori gioco. Bacca! Come hai fatto?
Rigore in movimento di Bacca! Tempo per inquadrare la porta, ma è riuscito incredibilmente a sbagliare. Saranno due minuti di recupero, come indica il quarto uomo. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Ultima azione per il Giappone. Forse sarà nostra. Via! Comoda uscita del portiere. Finisce qua, ragazzi. Qui anche il secondo tempo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. E oggi hanno dato una prova di forza impressionante. Stefano, Falcao ti è piaciuto oggi? Ti ha soddisfatto la sua prestazione? Può essere soddisfatto per come ha giocato, ma soprattutto per aver dato un contributo fondamentale al successo della sua squadra, mettendo a segno la rete decisiva. Oi oi. Ragazzi, io non so cosa dirvi, cioè adesso vado a vedere i voti. Mi hanno dato 7,1 a Kawashima, cioè 6 parate, ragazzi. Ma il suo portiere 2. Valutazioni, migliore in campo stato Sagios, ragazzi, ma 11 tiri a 3, risultato di 1-0. Cioè, su queste le cose non capisco di FIFA. Parte contrasto palle, falli, eccetera, eccetera. Cioè, ragazzi, non è una squadra che... Oddio, hanno 2-3-0, questa partita doveva finire. Vabbè, ragazzi, è un risultato plausibilissimo, cioè, nel senso... Non mi racconteresti niente di nuovo se mi dicesse che domani Colombia-Giappone finirà 1-0. Però ragazzi, cioè, ci vuole un po' più di realismo, cioè, con 8 tiri in porta non puoi finire. Ragazzi, io vi saluto, lasciate like, iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante. Ci vediamo domani, ci sarà Portogallo-Marocco. State connessi. Ciao a tutti ragazzi, grazie.